Si può giocare a calcio solamente pensando a giocare bene, ma ci vogliono anche altri aspetti che sono quelli motivazionali, della voglia di vincere i contrasti, della voglia di aiutare il compagno, della voglia di andare a lottare su una palla lunga, di non fermarsi se non è precisissima. Era tutta la settimana, ero avvelenato perché era tutta la settimana che battevo sul tasto dell'essere pronti fin dal primo secondo a una battaglia, perché sapevo che l'avrebbero messa da questo punto di vista, soprattutto all'inizio, soprattutto per giocare la prima gara in casa di fronte al proprio pubblico. E noi non ci siamo fatti trovare pronti. È una squadra che vuol diventare protagonista in questo campionato, deve essere più brava a farsi trovare pronti in queste situazioni, perché se tenevi botta la partita l'avresti potuta vincere. Sono stati comunque bravi i ragazzi poi dopo a reagire, a prendere in mano la partita, a scrollarsela di dosso. È successo un po' l'opposto di quello che è successo la domenica scorsa, però non è mai mancato la voglia di provare a fare le cose. È che bisogna capire che ci sono partite e partite, non si può sempre usare il fioretto, qualche volta bisogna usare anche la scimitarra. E spesso, come vi avevo detto nel prepartita, in questo campionato, che è un campionato molto agonistico, si corre, si lotta, si danno le botte. Bisogna essere bravi prima a mettere l'altro aspetto sul campo, che non deve mai mancare. Dopo metterci le nostre qualità, perché quando riusciamo a fare le giocate in velocità, quando riusciamo a essere cattivi, quando riusciamo a rubare anche qualche seconda palla e spezzare un reparto, e spezzare la squadra, si diventa una squadra molto pericolosa. Dopo siamo stati bravi, abbiamo concesso quasi niente se non un paio di tiri da 35 metri, e nel secondo tempo hai stralegittimato la vittoria perché poteva finire anche con un risultato sicuramente più rotondo. Apolidori è un ragazzo che stimiamo tantissimo, ha qualità importanti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista delle caratteristiche proprio individuali, ha grande forza, riesce spesso anche le palle quelle sporche a proteggerle, a far salire la squadra, e soprattutto c'ha una grande capacità di attaccare la profondità. Ha caratteristiche leggermente diverse rispetto a Davide, ma le gerarchie, non ci sono, qui non ci sono gerarchie. Oggi è entrato in campo un 97, ho sostituito Corradi mettendo dentro un giocatore che qualcuno non lo conosceva neanche, se non perché aveva fatto il settore giovanile ad Arezzo. E se corrono, se lottano, se hanno la voglia di meritarsi uno specchiettino di sole durante la settimana, poi io gli do fiducia, perché tanto il campionato è lungo e tutti avranno modo di ritagliarsi gli spazi per far vedere quello che fanno e che mi fanno vedere a me durante la settimana. Yanga domenica era stato il migliore in campo, ha fatto un primo tempo dove secondo me poteva fare tanto meglio, ha inciso troppo poco e l'ho tolto, quindi io non posso stare a aspettare, io c'ho da portare a casa risultati, c'è da portare a casa punti. E non vuol dire che magari domenica non rigiocherà dal primo minuto Kevin, assolutamente, qui non si boccia nessuno, però io non posso stare a aspettare, sono loro che devono essere bravi a mettersi nelle condizioni di fare quello che sanno fare in modo continuo, in modo da essere sempre dei protagonisti sul terreno di gioco.